Salve ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi parleremo di applicazione. Vi capita mai di arrivare in posti dove dover lasciare l'automobile in un parcheggio e dover proseguire il vostro tragitto a piedi? E magari fate anche tanta strada che rischiate di non ricordare più dove avete la macchina. A questo punto qui, grazie a un'applicazione, tutto è risolto e andiamo a scoprirla insieme. Si chiama Trova l'auto. Ci andiamo a cliccare e questa è l'applicazione. In pratica qui si memorizza la posizione e qui si trova l'auto. Allora, all'inizio si clicca sul tasto di sopra che memorizza la posizione in modo da ricordarsi dove avete lasciato l'automobile. Poi successivamente, quando avete fatto quello che dovevate fare alla vostra destinazione e dovete ritornare alla vostra auto, cliccate sul tasto sotto Trova l'auto e lui vi condurrà tramite il GPS dove avete lasciato l'automobile. Intanto clicchiamo su Memorizza posizione. Posizione è stata memorizzata e si chiude. E ora andiamo a farci il nostro giretto. Nel frattempo tracciamo anche il percorso con il nostro People Watch, così possiamo misurare anche le calorie bruciate. A questo punto ritorniamo alla macchina, riclicchiamo sull'applicazione, trovo l'auto. Google Maps. In pratica ripercorro la solita strada che ho fatto all'andata. Ora questa applicazione qui magari va un po' vista nelle impostazioni. Va rivista un po' nelle impostazioni perché parla in inglese o in francese. Ma questo è mal di nulla perché basta andare sulle impostazioni, cambiare la lingua e il gioco è fatto. Qua ci dice di girare a destra. Chiaramente quando attraversate la strada guardate sempre se non arriva una macchina, se no vi pesta. Tre minuti all'arrivo. Ci siamo quasi. 2 minuti. Come potete vedere la destinazione è stata raggiunta. Sono all'automobile. Quindi l'applicazione funziona molto bene. Applicazione ben riuscita e complimenti agli sviluppatori. E se vi è piaciuto anche questo video, cliccate mi piace, attivate la campanella per i prossimi video così sarete notificati. Vi lascio in descrizione il link per scaricare questa applicazione che ora io non so se si trova anche sulla versione per gli iPhone, però non lo so. Io stavo usando un Galaxy S7, quindi è un sistema Android. Ciao ragazzi e alla prossima!